Abbiamo imparato a limitare la cadenza dialettale, abbiamo imparato come si dicono una serie di numeri, abbiamo imparato che non si dice edile ma edile, oggi andiamo a studiare i nomi. Stai per diventare papà e non sai che nome dare a tuo figlio. Ascoltane la pronuncia prima, eviterai sorprese poi. I nomi propri di persona o cosa non sempre seguono le regole. Nello scorso video abbiamo imparato che Ucraina si dice Ucraina e non Ucraina, abbiamo imparato che il fiume in Sicilia si chiama Alcantara, oggi andiamo a scoprire come si dice il tuo nome. Ucraina è tua Ucraina! Cominciamo da Francesca, che si pronuncia con la E chiusa. Vincenzo, Enzo, Lorenzo chiedono invece la E aperta. Giorgio si pronuncia con la O chiusa. Giorgio. Andrea, sia al maschile che al femminile, si pronuncia con la E aperta. Andrea. In Daniele, Samuele, Gabriele, la E va aperta. In Anacleto, la E va aperta. Ecco una testimonianza. Oh, andiamo, Anacleto, sì. Elena. Si pronuncia con la E aperta. Ovviamente solo la prima. Per le vocali atone c'è un video apposito, puoi andare a vederlo. Se il tuo nome è Elisa, la E, atona, è per forza chiusa. Ugualmente se ti chiami Leone. In Beatrice la E è atona, ma se dici Bea, allora la E va aperta. Lo stesso avviene per Leonardo oppure Leo. Se il tuo nome è Pietro, la E va aperta. Pietro. Se ti chiami Rebecca, la E va chiusa. Se ti chiami Stella, la E va chiusa. Lucrezia invece si pronuncia con la E aperta, come Alessia. I diminutivi chiudono. Violetta. I cast di Violetta. Ma anche Fiammetta e Brunetto. Se il tuo nome è Angelica, la E va aperta. Moreno vuole la E aperta. Se il tuo nome è Diego, la E va aperta. Diego. Back. Non dimenticare di andare a vedere gli altri video. Se non ho citato il tuo nome, puoi chiedermelo qua sotto, nei commenti. Dimenticavo. Il nome funziona allo stesso modo indipendentemente dal fatto che sia maschile o femminile, quindi si dice Francesca o Francesco, Lorenzo o Lorenza, Rebecca o Rebecco. Era pessima, vero?